Ciao a tutti, faccio questo video perché volevo spiegare che cos'è il progetto Le Flaneur, visto che tante persone mi hanno chiesto ma non capiscono. Le Flaneur è il mio progetto musicale da produttore. Ho realizzato tante canzoni durante questi anni che poi per un motivo o per l'altro non sono finiti nei dischi del disordine delle cose, o comunque non avevano molta attinenza perché c'è molta elettronica, sono molto più pop di quello che facciamo solitamente con l'altro progetto, e che volevo comunque concretizzare e trasformare in canzoni, però facendo cantare delle ragazze. Comunque li vedevo delle canzoni con delle voci femminili, anche se in alcuni casi poi ci sono anche degli interventi di cantanti maschi. Però a livello musicale io preferisco la voce femminile su una canzone. Sono perfezionato alle cantanti femminili e questi brani ritenevo fossero più adatti a questo. Quindi, se vogliamo fare un paragone per capire meglio, un paragone assolutamente esagerato e anni luce dal tipo di canzoni che posso fare io, pensate ai Massive Attack o gli 07, che non sono neanche un collettivo, c'è dietro uno o più produttori, Roixop, Groove Armada, insomma tutte band che comunque mi hanno segnato dal punto di vista compositivo anche e sonoro. Cosa fanno loro? Hanno delle canzoni, hanno delle idee e poi le trasformano con dei featuring. Mentre i Roixop si possono permettere Robin, io posso chiedere alla rete di contatti che ho in questo momento, che comunque mi ha portato delle collaborazioni veramente interessanti. Una su tutte direi Anna Turi, che è la cantante svedese del singolo Your Days, che trovate poi sui social, su YouTube, su Spotify. È una cantautrice che fa già tour mondiali ed è eccezionale. Sono stato molto grato perché ha fatto un lavoro enorme sulla canzone, nel senso che io le avevo mandato per esempio in questo caso solamente la parte musicale. Lei addirittura l'ha tagliata, ha fatto un lavoro di editing e poi ha proprio creato le liriche e la melodia della voce, quindi proprio un lavoro al 50% condiviso. E a me piace molto questa cosa qua, della collaborazione e della condivisione. Il prossimo singolo, infatti, che si chiamerà Il Silenzio, tra l'altro in italiano, un caos infinito. Nell'album ci saranno dei pezzi in francese, dei pezzi in italiano, dei pezzi in inglese, ne è stato escluso uno in portoghese, quindi completa libertà dal punto di vista artistico. Questo singolo che uscirà ad aprile è stato registrato a Napoli con il cantante della band Riva, perché volevo lui in quel pezzo, secondo me ci stava bene, abbiamo collaborato, addirittura ho cambiato tutto l'arrangiamento perché lui mi aveva fatto sentire un'altra cosa. Insomma, c'è stato proprio uno scambio creativo che mi è piaciuto molto. Sono andato giù col mio zainetto e la mia scheda audio e il microfono, l'ho registrato nella sua sala prove e poi lo sentirete appena esce. Questo è il senso del progetto. In questo momento non è un progetto live, non è nato come un progetto live, però chi lo sa, potrebbe anche diventarlo. Insomma, vedremo cosa succederà. Nel frattempo, se volete seguirci, siamo su Facebook, Instagram, YouTube e Spotify. E niente, vi saluto. Buona permanenza nelle vostre case. Avete tutto il tempo di ascoltare. Ciao!